Signori, buongiorno e benvenuti nel quinto episodio di Minecraft Ark. Oggi cambiamo i programmi e al posto di cominciare la farm andiamo nel Nether. Ciò lo faccio per due motivi. Uno, ci serve la Soul Sand, che praticamente io mi sono preparato questa piccola immagine con i materiali che ci servono e ci mancava il Bone Meal, che adesso ho finito, e uno di Soul Sand. Come vedete ho già messo un waypoint in mezzo al lago, così che dopo possiamo costruire la farm. E qui dentro abbiamo catturato uno zombie villager che potrebbe servirci in futuro. E infatti vado nel Nether per recuperare la Soul Sand, ma anche per recuperare una Blaze Rod se riuscissi. Ciò ci serve per ovviamente fare l'alambicco e trasformare il villager in un villager normale. Ora, prima di tutto ciò dobbiamo ovviamente fare il portale, ma lo faremo incastonato da qualche parte oppure semplicemente così a zonzo? Ma lo facciamo così a zonzo, che tanto non cambia niente, alla fine è solamente un portale del Nether. Ma ovviamente ci manca l'accendino e non abbiamo ferro. Quindi cosa ho fatto? Ho letteralmente bruciato la vecchia armatura di riserva per farci questa qua. Infatti andiamo di sotto a cercare se abbiamo della flint. E intanto ho fatto ordine nelle chest, ma non ne abbiamo. Quindi torniamo di sopra. E dove è finito Minecraft? Eccolo qua. Ci prendiamo il nugget e facciamo il lingotto che ci serve. E adesso andiamo a cercare la flint. Dicevo, dobbiamo andare a prendere la flint. Tutta sta carne marcia ce la prendiamo, tanto uso quella come cibo prima di finire il resto. Lo so, non ha molto senso, però risparmiamo. E cerchiamo di beccare subito quello che ci serve. Che ovviamente non succederà perché sono sfigato. Sì, sono proprio sfigato. In sto mondo sono fortunato. Vabbè, abbiamo anche questo. È una cosa un po' rischiosa andare nel Nether adesso, però bisogna farlo. Quindi accendiamo. Ok, bioma del basalto, interessante. Però un po' scomodo per muoversi. Abbiamo solo 28 di terra, ci conviene usare bene. E non abbiamo niente attorno di il bioma della Soul Sand da questa parte. Quindi andiamo da questa parte, piazzando i dovuti blocchi con la dovuta calma. Tranquillamente ci avviciniamo alla Soul Sand di qua. Poi si scende e voilà che siamo arrivati. Andiamo a raccogliere. Sei un genio, scheletro, madonna. Ci serve, eccola lì, la Soul Sand, non la Soul Soil. Prendiamo volentieri, anzi, prendiamo un po' a questo punto. 23 basta, ne avanzano, anzi altri due. E direi, vediamo se sulla mappa compare qualcosa. Per ora niente, quindi le Blaze Rod non le possiamo raccogliere. Però, sì, di qua non c'è nulla. Vediamo se con le shaders si riesce a vedere di più. Ok, con le shaders si vede di più. Però non è che si veda molto lo stesso, eh. Oh, merda, che laggata che ho tirato. Ci conviene comunque tornare verso casa, prima di lasciarci le penne. Tanto abbiamo quello che ci serviva. Tu vai indietro. Sapete che anche le magma cream non dispiacciono, quindi procuriamocene un po'. Non me ne ha droppata manco una. Proviamo con te. Aia. Quanti stanno? Sono troppi, signori, aiuto. E dovremmo averle fatte fuori quasi tutte. Beh dai, 3 magma cream, dopo averne uccisi tipo 60.000, ora possiamo ritornarcene tranquilli a casa, e qui nel Nether non ci voglio stare per altri momenti, quindi via. Magari facciamo giusto un piccolo muro di protezione, diciamo, se si può definire così. Magari
Blackstone, ecco. Abbiamo tutta la lava e facciamo un altro bel muretto qua. Ok, così sono più al sicuro. Via questo e torniamo nell'overworld. Purtroppo non possiamo curare il villager, ma almeno abbiamo riesumato ciò che ci serviva, ovvero la soul set. Ora scendiamo e nominiamo questa la chest del Nether. Ecco, qua sono già tutte piene. Allora, questa sarà la chest del Nether. E il bone meal lo trasformiamo in questo. Poi uno di soul sand ci servirà. Mentre l'arco, quanti utilizzi ha l'arco? 12. Ora non ne ha più. Perfetto. Dovrei smettere di andare avanti a mangiare sta schifezza, perché tra un po' la finirò. Quindi, diamanti li abbiamo, ok, per fortuna. Mentre c'è uno di cobblestone così a random fuori. Mentre qui ci metteremo il bone meal in eccesso. Noi ne abbiamo bisogno di uno stack e 61, quindi facciamo due stack. E poi ci serve la soul sand che abbiamo già. Quindi facciamo nulla e questo non ci serve più. Ora, dovremmo avere bene tutto più o meno. Dovrei lasciare... Dove ho messo le patate? Qua, insieme alle mele. Dovremmo fare delle mele d'oro, eh? Però ora va bene così. È arrivato il momento di costruire la farm. Come cazzo sei entrato? Ah, ho premuto la pressure. Sarà meglio rimpiazzarla con un bottone, perché sta cominciando a rompermi le palle questa cosa. Dov'è la potenza del bottone? Lo faremo in legno. Ah, siete più di uno, eh? No, quello con la spada non lo voglio. No, ma anche tu ci metti in mezzo alle palle. Merda. Riarragno, non può entrare. È ora di smettere di mangiare carne marcia, tanto l'ho finita. È ora di mangiare il pane, finalmente, perché non ne avevo più. Oh, finalmente rigeneriamo. Infame di un ragno. Yeah. Adesso, fammi dormire. E andiamo direttamente alla farm. Eccoci qua alla farm. Come vi ho detto, c'è il villager, cartello molto speciale, e tutti gli oggetti che ho raccolto. Direi, prendiamo ciò che ci serve, ovvero le tre stack di blocchi. Au. Vi lascio un secondo per vedere tutti gli oggetti che ci servono, ovvero 7 barche, un bucket di lava, 11 di qualsiasi tipo di blocco che non possa bruciare, 3 stack più 2 slab di qualsiasi tipo di blocco che non possa bruciare, 2 cartelli, uno stack di foglie, io ne ho presi 2 ma perché sì, un'alga, oppure ne potete prendere uno stack, 2 stack senza usare il bone meal, ma io avevo voglia di usare il bone meal visto che ho un po' d'ossa, 2 bucket di acqua. Poi vi servirà 3 chest, un hopper, un pulsante, un composter per dare il lavoro al villager, 2 trapdoor e credo basta. Se ho dimenticato qualcosa, ah sì, 24 ladder e ovviamente una barca extra per portare il villager. E ovviamente vi servirà trovare un outpost o dei pillager per ricevere bedomen. Vero ritardato? E con sto pisellone in bocca che c'hai, guarda. Allora, fase 1 sarà sicuramente prendere tutti i blocchi che avete e bucket di lava, slab, blocchi da costruzione e un bucket d'acqua, o anche tutte e due se volete. Però vi servirà anche la trapdoor e una barca. Oltre a ciò non credo vi serva altro a parte le ladder e forse il pulsante. Per ora basta così. Dovete partire da altezza oceano e andare fino a... Ok, così potete vedere le coordinate. Dovete salire fino a un'altezza di 191, quindi vi servirà di utilizzare 128 blocchi. Ok, ho tolto qualche modulo anche a destra, quindi salite ad altezza 191. E perfetto, dovreste finire esattamente 2 stack di blocchi e trovarvi ad altezza 191, come vedete lì in alto. Adesso, per voi passerà un secondo, ma io vado a mangiare perché ho molta fame. Adios! E rieccomi qua, ho mangiato e adesso possiamo continuare con la nostra farm. E
Per prima cosa dovrete guardare verso est, che vedete qui in alto, che c'è scritto est, e piazzare un blocco in quella direzione. Poi dovete salire di 26 blocchi, quindi dovete arrivare ad altezza 217. Perfetto. Poi dovete guardare verso ovest e piazzare 3 blocchi. 1, 2, 3. Poi verso nord, 1. Poi dovete prendere la vostra prima slab e piazzarla qua. Il resto lo potete rompere. Saltate sul nuovo pezzettino qua e controlliamo che il villager... Dove cazzo è il villager? Il villager sarà lì sotto e quindi si può fare in teoria. Che dovresti piazzare adesso con attenzione il bucket di lava qua e aspettare che scenda giù tutto il tempo. Nel mentre vi mettete con il blocco che avete piazzato prima a sinistra, prendete le slab e ne mettete una qua. Poi andate indietro ancora di uno e rompete quella successiva. E vabbè, è andata giù di sotto. E rompete quella. Poi ne andate a mettere una vicino al pezzo di lava e una, creando una specie di... dovete creare praticamente una specie di 5x5 che però avrà un buco esattamente lì. Quindi non piazzerete nessun blocco lì, ma lascerete un buchetto così. Infatti qui ci metterete una trapdoor, se riesco a mettercela, in questa direzione. Poi riprendete le slab, ne mettete una sopra qui che poi andrete a rompere per creare un dislivello. Intanto spegnete se va a fuoco, smetti di andare a fuoco, grazie, e fate tutto il contorno, magari non così, e già la seconda slab se n'è andata, mannaggia, o sclererò oggi. Anzi, per evitare che despawni facciamo così e non lasciamo caricare i chunk. Levate eventuali waypoint dalle palle, così almeno ci vedete, senza bruciarvi, e avete concluso questa piccola parte. A parte due blocchi qui che mi sono dimenticato di mettere. Bene, con la trapdoor aperta non brucerà, quindi potete aprirla. Poi prendete di nuovo i vostri blocchi principali e mettetevi anche vicini questi che potrebbero servirvi dopo. Vi mettete nell'angolino, questo qua, e fate 1, 2, 3. Poi piazzate una slab non sopra ma nella parte sotto del blocco e fate il giro completo. Adesso praticamente... Porca puttana! Allora, rieccoci tornati, non so perché prima sono caduto come un pollo, ma niente. Dicevo, torniamo sul pilastro. Stiamo praticamente costruendo la parte dove spawneranno i pillager con anche le bestie, le streghe e tutte le altre cose. Porca di quella tro... E dove spawneranno anche le streghe e tutti gli altri mob, come i Vex. No, i Vex andranno poi bloccati nelle barche che aggiungeremo dopo. E abbiamo finito il primo stack di slab circa, perché un paio sono volate di sotto. Ora vi rialzate di due blocchi sul pilastro. Io sto guardando un tutorial, infatti intanto mi blocco, e fate la stessa cosa di prima, un blocco, mezzo blocco sotto, e fate tutto il contorno. Successivamente saltate di un blocco sopra, mettete una slab e fate un ultimo cerchio con questa qua, che sarà un pochettino più piccolo, e mi raccomando non riempitelo, lasciatelo come gli altri che sono vuoti all'interno. E adesso potete rimuovere i blocchi che avete piazzato. Consiglio di fare così, andare giù di due e rimettere la slab. Bene, ora come vi dicevo utilizzeremo i blocchi da costruzione solidi, quindi 1, 2, 3 di terra per darci sostegno. Prendetevi anche la trapdoor e una barca e dovete praticamente fare tutto il contorno del blocco di terra con questi. E sopra il blocco di terra ci andrà una slab. Poi metterete con la lava alla vostra destra una trapdoor, la aprite, ci andate contro, aprite le coordinate con F3 e vedete questi successivi tre numeri dopo il punto devono essere perfettamente a 500, solo della X, le altre due coordinate non sono importanti. Quindi vi shiftate e vi spostate piano piano finché, esatto, non arrivano a 000. Rompete la trapdoor finalmente, vi girate con la visuale dritta più che potete, selezionate la barca, saltate e la piazzate.
Ora potete saltare via evitando di rompere pezzi della farm, quindi potete spaccare una slab e saltare qui per non spostare la barca. Poi, vabbè, evitando di mettere i blocchi sbagliati, la richiudete, scendete giù e rompete i blocchi temporanei che avete messo prima, sperando non si brucino tutti. Ok, prendete un bucket di acqua e un bucket vuoto, ovviamente, perché vi servirà. E velocemente togliete la lava, premete shift e waterlogate la slab, così. In modo che adesso si andrà a creare il successivo ascensore che utilizzeremo per salire all'interno della farm. Ora andate a prendere le slab e ovviamente continuate a finire questa piccola zona e mettete un blocco qua e un blocco qua. Ora potete rompere la slab che vi ha fatto da pilastro per mettere l'acqua e la rimuovete da qua. Magari rimettiamo i chunk a 12 così che si va a generare anche la parte sotto e credo si sia già finita, perfetto. Il villager spero sia vivo, ma dovrebbe essere vivo, al massimo ne portiamo un altro. Ora con l'acqua la mettete esattamente dietro questo blocco per poi romperlo. Potete anche levare F3 così che andrà a crearsi questa cosa. E la parte sopra è finita praticamente. Ora la trapdoor la dovete chiudere e potete riscendere fino alla parte dove avevamo messo un blocco verso est, mi pare. Vabbè, dov'è che è il blocco? Eccolo lì. Perfetto. Ora vi serviranno le foglie, cosa che io non ho preso perché non pensavo vi servissero adesso, quindi scendiamo giù e mettete un blocco d'acqua così che potete scendere tranquillamente. La lava non vi servirà più, quindi potete anche lasciarla via. Un bucket di troppo e poi potete successivamente raccogliere tutte le barche e le foglie, ma ricordate che vi servirà anche l'hopper, senza che mi sposto, e le tre chest che potete scambiare con il bone meal, tanto per ora non vi serve. Ora potete ritornare di sopra. Lì c'è un portale sotterraneo e mi interessa questa cosa. Ovviamente non ve l'ho detto prima, ma dovete fare la farm in centro a un lago, perché praticamente eviteremo di far spawnare i pillager agli esterni, in modo che spawnino lì sopra. E infatti io l'ho fatta al centro di una zona abbastanza grande, con la casa vicina, ma questo è un caso. Se volete il seed l'ho lasciato nel primo video, se volete utilizzare questo mondo per eventualmente fare questa farm e vedere come funziona, sperando che a fine video funzioni effettivamente. E ora prendete queste benedette foglie e fate una specie di anello che risulterà così. Ora andate nella colonna centrale e rompete 1, 2, 3 e 4 blocchi. Nella colonna di destra invece ne rompete uno più in alto, solamente però due stavolta. Scendete sotto e ne rompete praticamente partendo dal basso 1, 2 e 3. Questa cosa servirà per fare la zona di farming. Ora scendete nel blocco più basso e piazzate in faccia a questo blocco una slab. Voi prendete i blocchi da costruzione temporanei, li mettete qua, prendete uno dei blocchi solidi e lo posizionate dietro, cioè sopra, scusate. Rompete il blocco sottostante, salite sopra e mettete l'ultima trapdoor che vi è rimasta, che infatti erano due, qui sopra, che vi servirà da spessore. Prendete le foglie e le mettete qui sotto i blocchi di cobblestone. Poi potete prendere il secondo blocco che vi rimane e metterlo qua. Rompete la foglia che avete messo prima e mettete l'ultimo blocco. Dovrete successivamente mettere una scala per salire. Poi prenderete le tre chest e ne metterete una qua e una qua per fare la doppia, e ovviamente l'hopper andrà messo dietro per far cadere tutta l'esperienza. Ora, se ve lo siete dimenticati come me, andate a prendere un carpet, perché vi servirà per salvare l'XP, se no si bloccherà dentro all'hopper. Quindi andate verso una zona con delle pecore, vi prendete due o tre di lana e vi fate un carpet. Potremmo in futuro fare una carpet farm? Potrebbe essere una buona idea. Quella sicuramente darà molto fuel alle fornaci, molto carburante. Poi carburante, cioè cazzo vanno a carbone, ma fa niente. Allora cerchiamo delle pecore e magari ne approfittiamo per dormire. Ma in teoria la lana la dovrei avere in casa. Però se c'è la signora pecora, la rubiamo dalla signora pecora. E sarò clemente, non ucciderò, ma semplicemente gliela taglierò con le shears.
E infatti ne dà anche di più, quindi la prendiamo volentieri. E salve. Ah, se volete sapere la mod che vi permette di vedere attraverso il portale, si chiama Immersive Portal. È una delle poche che ho aggiunto al mondo, che mi sembrava carina solo per far vedere il mondo un po' più carino, ecco. Dovremmo anche ricordarci del villager che starà lì dentro per un po', perché finché non troviamo una fortezza non possiamo tirarlo fuori. Allora, la chest, eccola qua, lasciamo la lana e due carpet, perché ce ne servirà solamente uno. Le frecce non ci serviranno e nemmeno i fili, quindi droppate quello che non vi serve. Ora, se riusciamo a dormire, bene, se no ritorniamo alla farm. Non riusciamo a dormire, va bene, torniamocene tranquilli alla farm. La farm da lontano sarà praticamente un pilastro con un piccolo pallone in sopra, e praticamente sarà molto semplice da usare, perché dovrete letteralmente solo tirare spadate e neanche preoccuparvi dei vex, o non più di tanto, perché se farete troppi raid di fila le barche si riempiranno completamente e i vex continueranno a spawnare. Ovviamente, signori, mi sono dimenticato di dirvi che questa farm sarà molto più efficiente in hardcore, perché siamo in modalità hard più la versione hardcore di Minecraft, quindi una doppia difficoltà, e spawneranno molti più mob e molti più evoker che vi daranno i totem dell'immortalità. Infatti questa farm è molto più utile in hardcore. Però se vedete la modalità hard per farmare e poi la modalità che preferite per giocare in un mondo normale, sarà effettivamente simile o uguale, perché comunque in modalità hard spawnano molti mostri. Ora, come avete visto, potete piazzare il carpet qua, prendete una slab e la mettete sopra così che non vi spareranno i mob. Poi prendete una scala e la mettete qui per comodità, per salire e non premere spazio, ma potete anche non metterla. Ora potete salire sull'altra scala e iniziare a metterle su tutti i pezzi di cobblestone fino ad arrivare in cima. Dovrebbero essere giuste, in modo da lasciare tipo un blocchettino senza. Esatto, perché se noi saltiamo riusciamo a salire. E adesso ci mettiamo anche il pulsantino qua, così che potete aprire la trapdoor e chiuderla in automatico. Ora riscendete giù e magari mettetevi delle torce se non ci vedete proprio bene, ma purtroppo è notte, quindi un po' vedrete male. E prendete le foglie facendo un secondo layer, che vi servirà per mettere le barche, ma anche per sicurezza. Ora prendete le 7 barche che avete preso, ora prendete le 7 barche, vi mettete qua e cercate di metterle tutte. Se riuscite a metterne solo 6 non è un problema, le dovete mettere in modo che stiano più appiccicate possibile per risparmiare spazio e catturare più vex, ovviamente. Adesso ne mettiamo un'altra qua, se ci stiamo bene, un'altra la mettiamo qua, e le ultime due, se riusciamo a metterle tutte e due qua, dovrebbe essere perfetto. Esatto, così che potrete salire e scendere tranquillamente. Ora rimettete il water bucket a livello del blocco più basso, così che scenda giù l'acqua. Ora dovete scendere cercando di non suicidarvi e guardare da questa parte, dalla parte in cui avete il pilastro a destra. Cioè il pilastro, questo qua, deve essere alla vostra destra. Rompete due blocchi e aspettate che l'acqua scenda. Ora dovete mettere un blocco e un blocco. Poi metterne due qua, spostarvi almeno non vi spinge via l'acqua. Prendete i due cartelli che vi avevo detto prima e li mettete qua per bloccare l'acqua. Almeno potrete salire e scendere velocemente. Ovviamente togliete il blocco di stone, prendete la soul sand, il kelp e il bone meal, e mettete la soul sand sotto. Fate un buco 3x3 qua, rompendo anche quest'ultimo pezzetto qui, perfetto, e ci mettete le slab. Sarà una specie di modo molto veloce per cadere senza uccidervi. Io sinceramente spacco anche questi blocchi qua, perché non si sta mai. Anche questi, perfetto. Ora mettete il kelp in mezzo e praticamente usate il bone meal per creare i blocchi d'acqua completi, cioè le fonti che vi serviranno per salire su. Finché non vedrete che il bone meal si ferma, voi mettetelo tutto. Ecco fatto, vedete che si è fermato. Adesso potete rompere le alghe, tanto non vi serviranno più, e vedete che si è creata la scia d'acqua. Infatti se salirete, salirete molto più velocemente. Raccogliete gli oggetti che ovviamente vi ha fatto droppare.
e vi ritroverete in questa zona. Ora potete ovviamente togliere il pilastro, che non è molto bello da vedere, quindi salite su una barca, vi lanciate qua e iniziate a levare tutto. Intanto avete farmato delle alghe, ma non credo che vi serviranno. Allora, qual è il blocco? Qua, facciamo così, cercate di non cadere e levate tutta la terra. Attenzione, abbiamo un creeper lì sotto, evitiamo di farlo esplodere vicino al villager e torcifichiamo, almeno non ne spawneranno altri. Allora facciamo così, li attiriamo lontani, lo zombie può anche annegare, così il creeper non dovrebbe fare danno. Perfetto, almeno non prende danno nemmeno il villager. Lo zombie lo leviamo dalle palle e praticamente questa zona è finita. Dovete solamente creare la gabbia per il villager, quindi andate nella parte opposta dove avete costruito questo. Magari aspettate che l'acqua finisca di scendere per comodità. Finalmente è scesa tutta l'acqua, ci ha messo veramente un botto di tempo, raga. Io ho fatto un timelapse, ma ci ha messo almeno 3 minuti. Mi sono già rotto le palle. Ma finalmente è finita, spero. E dai. Oh, adesso togliete pure la torcia e mettetele di fianco qua, almeno non vi spawneranno i mob. Ora, la punta di questa zona la rompete e la rimpiazzate con il composter. Prendete le slab e fate un piccolo ripiano qua. Mi raccomando, se poi la farm non dovesse funzionare, fate attenzione che abbiate fatto giusta la parte sotto, perché io una volta l'ho fatta in questa direzione e la farm non ha funzionato. Dipende tutto da praticamente una piccolissima lunghezza di blocchi. Un blocco sbagliato potrebbe ridurre la farm in poltiglia, quindi state attenti a mettere le parti giuste. Ora potete riprendere le foglie, fare 1, 2, 3. Ne mettete due pilastri anche sulla parte sul numero 2 e fate così, coprite anche sopra e chiudete qua. L'era di troppo. Ora potete prendere il villager finalmente e portarlo dentro. Praticamente dovete fargli fare questo piccolo giro così che lui si prenda anche il lavoro. Allora lo portate dentro così, scendete e vabbè, una foglia dovrete romperla, lui ha già preso il lavoro. E rompete la barca, stando attenti a non killarlo. Perfetto. Ora ovviamente il villager è un po' scoperto, quindi lo proteggete più che possibile con le foglie, mettendogli un giro da tutte le parti. Tanto qua non spawneranno i mob perché sulle foglie non possono spawnare, quindi potete anche fare così e mettergli uno strato sotto che non si sa mai. Perfetto, così sicuramente è bello protetto e non credo che possa muoversi da lì dentro. Ora ovviamente avete finito la farm, però ci sono un altro paio di cose che volevo dirvi. Ovviamente rompete questa, togliete i blocchi in eccesso, potete levare la cesta se ne avevate messa una e potete magari togliere i blocchi in eccesso qua, così che evitate proprio che spawnino mob. E dove c'è il villager non dovrebbero spawnarne, uno perché sono foglie e slab e due perché è torcificato tutto. Qua facciamo così e niente, la farm signori è conclusa, bisogna solamente andare sopra e con le chest, se voi volete, potete proteggervi ancora di più se togliete la slab e la mettete al posto della slab. Praticamente sarete, dovete togliere ovviamente anche il carpet, ma sarete ultra protetti e attaccherete in base a questa piccola fessura. Io sinceramente preferisco così, tanto non attaccano mai, e preferisco usare le altre due chest come ulteriore magazzino, così, e anche come piccola isoletta, diciamo. Ovviamente ora signori la farm è finita e per farla funzionare dovete semplicemente prendere Bad Omen e salire in questa zona. Una volta che avrete finito questa piccola fase ucciderete tutte le cose che sono spawnate qui dentro e quando non scenderà più nessuno vi buttate giù di sotto sulla piattaforma che avete costruito, risalite e ripartirà il nuovo raid perché il villager è qua. E niente, lo fate all'infinito finché vi stufate e vi allontanate dalla farm.
dovete prendere Bedomen la prima volta, ma solamente la prima, perché poi rimarranno due pillager nella barca che avete messo prima da essere colpiti e ricevere di nuovo Bedomen. Sarà una farm molto semplice da usare. Ovviamente sarà difficile da raggiungere se siete lontani mezzo migliaio di blocchi come me, ma comunque frutterà quello che deve. Ovviamente, signori, non è solo una farm di totem, smeraldi, pozioni, eppure oggetti come gunpowder, redstone, glowstone, occhi di ragno e tante altre varie cose, ma è soprattutto una farm anche di livelli. Infatti, se non avete ancora una farm di Enderman e volete fare nell'Overworld una farm di livelli, secondo me è migliore della farm di Enderman, perché dovete solamente spostarvi alla vostra farm e poi tornare a casa quando non vi serve più. Invece la farm di Enderman dovete ogni volta andare nell'End ed è molto scomodo. Tu sei ancora lì fuori? Vabbè. Ora possiamo andare a rimettere le cose che non ci servono a posto, quindi ad esempio le shears le teniamo, ma rimettiamo via la cobblestone, le slab, terra, foglie che mi sa che non ho più spazio, quindi spostiamo queste, lasciamo qua tutto, il bone meal, i sapling, qui nella cesta del legno ci mettiamo anche robe varie perché tanto non mi interessa, il bucket di lava e questi due li possiamo lasciare. E boh, una barca e una shears, perché non dovrei tenermele nell'inventario? Ora, vi chiederete perché non ho ancora fatto nessun enchant, semplicemente perché non ho i lapis, quindi nel prossimo episodio, se riusciremo a trovare qualche lapis, andremo finalmente ad incantarci, e se riusciremo a trovare dei pillager, inizieremo a sfruttare la bellissima farm. Se no utilizzeremo questi 8 livelli che sono sopra il 30 per cercare qualche enchantment carino. Io vi do appuntamento al prossimo mercoledì, noi ci vediamo presto, ciao!